facile la questione, non sono assolutamente certezze meteorologiche, altrimenti l'avrebbero chiamate le certezze meteorologiche, ma sono previsioni che possono spingersi fino al 99%, quindi c'è sempre quell'1% di incertezza che potrebbe far saltare la previsione. Perché magari a volte i meteorologi d'Italia hanno difficoltà? Perché sicuramente l'Italia, nel complesso geografico e per la disposizione geografica all'interno del globo, ma anche nella stessa Europa, è particolarissima per quanto riguarda la conformazione del territorio. Mai come nessun altro paese come l'Italia ha una previsione difficile in tutte le stagioni dell'anno, primavera, estate, autunno, perché proprio abbiamo una conformazione del territorio molto complicata, dalle Alpi, gli Appennini, la pianura padana, il promontorio del Gargano, la penisola salentina, l'Appennino meridionale, e quindi non è facile fare le previsioni così mirate e così localizzate rispetto magari a una Germania che può avere un 60-70% di territorio pianeggiante, e quindi non ci sono molte differenze tra Berlino e Monaco, ad esempio. Faccio un esempio, rispetto anche alla Russia, un territorio molto pianeggiante, quindi le previsioni sono più facili. L'Italia si entra invece nella casistica modellistica, nel caos, soprattutto quando ci sono delle situazioni particolari, ad esempio soprattutto in inverno, quando bisogna prevedere la neve o quando ci sono delle perturbazioni intense, rispetto all'estate che magari l'anticiclone quando arriva copre tutta l'Italia e quindi bel tempo da nord a sud, è più facile magari fare una previsione del genere. Invece in inverno, soprattutto nella stagione che va da ottobre fino a marzo, è molto difficile soprattutto prevedere il freddo e la neve, anche perché voglio dire, i modelli matematici quando inquadrano un'ondata di freddo sull'Italia hanno difficoltà rispetto magari ad inquadrare un'ondata di caldo, perché magari un'ondata di caldo è più frequente, qui i modelli sono più bravi tra virgolette a capire quello che può succedere in Italia, perché è una regione calda, è una regione mite, quindi i modelli hanno più facilità in questo rispetto magari a un'ondata di caldo, un'ondata di freddo che proviene dalla Siberia, attraversa la Russia, tutto l'est Europa, arriva in Italia e non si sa che cosa combina. Quindi lì si entra. Perché il territorio italiano è veramente cangiante, diverse conformazioni. A chilometri di distanza la previsione può cambiare, soprattutto in determinate situazioni. Quindi giustamente i meteorologi sbagliano, certo, bisogna conoscere bene il microclima del territorio. Voglio dire, in 30 secondi magari di meteo che mandano in televisione rispetto all'America che fa delle intere trasmissioni, ecco, su questo punto di vista l'Italia è molto indietro dal punto di vista meteorologico. Magari l'America ci dedica ore e ore al meteo, perché è una cosa seria. Invece magari l'Italia danno quello spazio di 30 secondi in televisione, in 30 secondi devi descrivere ciò che accadrà dalle Alpi alla Sicilia, e non è cosa facile. Quindi spesso si cade anche in questo errore.